proposito, hai chiuso a chiave l'argenteria? Certo che l'ho fatto. Ma a cosa credi che serva? Dovevi pensarci prima. Errare è umano, no? Per un momento, data la mia situazione politica, ho creduto opportuno soprassedere. E per la tua politica noi dobbiamo trasformare la nostra casa in un ospizio di beneficenza o peggio. Ti ho detto che ho sbagliato, no? Dunque è inutile continuare a discutere. Visto come stanno le cose, vuol dire che ci regoleremo diversamente. Ah, sì? E come intendi regolarti? Sentiamo. Che ne so io. Certo, bisogna trovare una soluzione. Tu cosa mi consigli? Beh, telefona alla polizia. Jess! Buongiorno, Jess. Ti stavo aspettando per salutarti. Non ti ricordi di me? Ah, Rosa Bragg. Sì. Come va? Bene, tutti parlano di te in paese. Purtroppo. Quelli sono uomini di Ringo, sì, vero? Sì, stanno lì da mezz'ora. Forse aspettano qualcuno. Sembrano invitati a un funerale. E che aspetti a loro fornire il morto? Ringo non è un assassino ed è migliore di quello che si crede. Ringo è nemico di vostro fratello. Sai proprio tutto tu, eh? Ci vorrà ancora molto per finire la revisione di questi conti? La completerò stanotte, signorina. Ha trovato nessuno a manco? Finora nessuno. A che scopo questa revisione? Se il povero Corley è morto. Oh, il mio caro fratello sarebbe felice di dimostrarmi che era un disonesto, visto che io lo proteggevo, vero Dixon? Ecco. Vorrei sapere per chi parteggiate. Uno di questi giorni lo saprei. Addio. Addio, Rosa. Signorina.